Riaprire subito in sicurezza le attività mercatali e fieristiche e definire rapidamente una roadmap per far ripartire il settore eventi che rischia di vedere andare in fumo quasi 2 anni di fatturato. È una delle proposte che la CNA Commercio su Aree Pubbliche ha presentato nell'ultimo incontro con l'assessore comunale Chiara Martini, sottolineando come l'emergenza epidemiologica abbia mostrato che mercati e fiere non alimentano la diffusione dei contagi. Nonostante questo, secondo la categoria, il settore risulta tra i più penalizzati tra apertura di intermittenza e ristori insufficienti. Durante l'incontro, la CNA ha affrontato il tema del rinnovo delle concessioni per 12 anni, che il nuovo decreto sostiene. Ha spostato in autunno invece che mantenerlo al 30 giugno, come inizialmente previsto. Questo fa sì che gli aventi diritto debbano attendere ancora dei mesi per poter stabilizzare la propria posizione. Su questo fronte, dunque, la categoria si dice fortemente contraria, ma c'è collaborazione da parte dell'amministrazione comunale. L'amministrazione lucchese ci ha rassicurato e ci ha assicurato che farà di tutto affinché le concessioni ci vengano rilasciate nei termini previsti. CNA chiede anche certezze sullo svolgimento delle fiere del settembre lucchese, dal momento che sono molti concessionari decaduti o che hanno restituito la licenza. L'amministrazione ha appunto fortemente sottolineato il fatto di volerla svolgere, quindi sarebbe una grande boccata d'ossigeno per tutta la nostra categoria e quindi siamo fiduciosi e speriamo appunto di poter tornare alla normalità il prima possibile.